Hai già 13 anni, eh? Già. Non è facile, vero? Ma dai, mamma, che domande mi fai? Però sì, è vero, non è facile. Ti ascolto se vuoi. Vorrei essere già più grande e avere più libertà, ecco. Ti soffoco? Sì, un po'. Questo è il mio modo di proteggerti. Proteggermi? Ma da cosa? Ma dalla vita. Dalla vita, dalle persone sbagliate, dai suoi pericoli. E tu sei ancora piccola. No, non è vero. So come si fanno le cose, sei tu che mi vedi ancora piccola. Io non sono una bambina. E invece sei piccola e la vita è molto difficile. Vabbè, senti, parlami della nonna. Com'era? Lei era una donna tosta, forte, coraggiosa, mi ha insegnato tutto. Tipo? Tipo l'onestà, la dignità, il rispetto, l'educazione, tutte cose che tu dovresti conoscere molto bene. Era così speciale la nonna. Sì, sì, sì. Soprattutto mi ha insegnato a chiedere scusa e a chiedere aiuto. Ma è veramente così importante chiedere scusa? Certo. Per chiedere scusa ci vuole coraggio, sai. Per chiedere aiuto bisogna essere forti. Chiedere scusa è un segno che rafforza, non è mai un segno di debolezza, ricordatelo. Tu ti senti felice? A volte sì, mi sembra di esserlo, ma altre volte mi sento un po' sola. Perché sola? Beh, perché non mi sento adeguata. Forse c'è qualcosa che non va. Non conosco i miei amici. Che cosa significa che non conosci i tuoi amici o i tuoi compagni? Con questa storia della data a distanza non li conosco e ho paura di sbagliare e di perdere degli amici che magari possono diventare preziosi per me. Noi non ridiamo, non litighiamo, non ci aiutiamo. Ma ti rendi conto? Io non so chi è seduto vicino a me. In questo momento sai, stiamo tutti molto male. Cosa posso fare per aiutarti? Veramente, mamma. Sai come mi sento? È questo che mi piace di te. Sei sempre pronta a darmi una mano. Tu mi aiuti sempre. Certo, diciamo che sono quasi sempre dalla tua parte. E io invece tante volte ti deludo, vero? Ti faccio disperare, litigare per niente quando ti mando. Tu sai dove? Quando chatto per ore al cellulare, quando non mangio perché non voglio ingrassare. Quando hai scoperto che mi tagliavo. Sono una brutta persona. No, no, sei una bellissima persona invece. Ma no. È così la vita, si litiga e ci si confronta. E poi tu ti stai formando carattere e personalità. Tu ci sarai? Certo che ci sarò. Sto cercando di guidarti nel cammino della vita, ma poi tu andrai da sola come una freccia. Una freccia? Sì. C'è un racconto Apache che dice che i figli sono come le frecce. I genitori hanno al loro arco queste frecce, le tendono in alto e le fanno volare via quando è il momento. Noi non siamo proprietari dei nostri figli, però abbiamo il compito di mandarli nel mondo per vivere la loro vita. E tu sei la mia freccia. Figo, mi piace. Mamma, sei forte, veramente, wow. Vorrei che tu potessi sempre sognare e sorridere. Faccio più incubi che altro, ma mi piace sognare. Fai tesoro di quello che impari? Sì, a parte la scuola però, eh. Ti vorrei sempre curiosa e poi vorrei che tu tenessi sempre gli occhi aperti e il tuo sguardo rivolto al futuro. E io sono curiosa. Io per te voglio la libertà e la felicità. E tu sei la sola e unica mamma che voglio. Thank you.